Per sfuggire ai carabinieri si è lanciato dal parapetto del cavalcavia di via Parmenide a Mercatello. L'atteggiamento incomprensibile è quello del 42enne salernitano con problemi di tossicodipendenza e noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, che era solo stato identificato dalla pattuglia di carabinieri in quanto notato vicino a un'auto rubata, ma nei suoi confronti non c'era stato alcun provvedimento di fermo o altro. I militari della compagnia di Salerno erano arrivati in via Parmenide ieri mattina intorno alle 9.30, seguendo il segnale GPS dell'antifurto satellitare di una vettura rubata. Stanno quindi eseguendo ulteriori accertamenti e avevano invitato il 42enne a non allontanarsi dall'area. L'uomo si è acceso una sigaretta sedendosi sul marciapiedi e scambiando qualche parola con uno dei militari. All'improvviso si è alzato iniziando a correre e dopo aver percorso una ventina di metri, arrivando all'altezza del cavalcavia, si è lanciato facendo un volo di circa 4 metri cadendo lungo la rampa di un parcheggio. Immediati sono scattati i soccorsi sia da parte dei militari dell'arma, che hanno chiamato poi un'ambulanza del 118, e altri colleghi in aiuto. Il 42enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita per le molteplici fratture e le ferite riportate sul corpo a causa della caduta. Intanto le indagini dei carabinieri proseguono per capire se l'uomo sia o meno collegato al furto. Gli accertamenti, imbronti e altri particolari, non daranno riscontri immediati essendo ancora in corso, ma se il 42enne non avesse nulla a che fare con il furto, il suo comportamento apparirebbe ancora più incomprensibile. Una cosa è certa, lo scatto del presunto ladro, circostanza questa ancora tutta da confermare, è stato fulmineo mentre era tranquillo accanto al marciapiedi fumando una sigaretta. Nella testa del 42enne è quindi scattato qualcosa che gli ha fatto prendere questa insana decisione.